Buonasera, è domenica, sono le 8:20. Sono già in pigiama, ho fatto la doccia. Se avete visto il video di ieri, ho fatto la maschera pre-shampoo. Me la ricordavo, la bella sensazione dei capelli dopo la maschera. Comunque, stasera mangiamo la pizza, quindi tra un pochino poi accendiamo il forno. E ormai il weekend è giunto al termine, manca poco e si ricomincia a lavorare. Domattina lavoro con la portinaia, l'aiuto a fare un paio di appartamenti e devo anche passare dalla signora del terzo piano che mi dà la mia paghetta. Ora sto aspettando che le clip del video si ottimizzino così posso iniziare il montaggio. Ultimamente ci mette tanto a fare l'ottimizzazione, non so come mai. Nel frattempo, mentre aspetto appunto che finisca l'ottimizzazione, mi sto guardando il video di Iris Babilonia che è uscito il terzo capitolo sulla saga di Michael Jackson. E niente, quindi ci vediamo tra un po'. Ho messo un po' di lenticchie e la mamma piccione è andata a mangiare. Almeno può sfamare anche i piccolini. Come al solito c'è la tenda davanti, ma se la sposto rischio di farla scappare, quindi ci accontentiamo. Pizza pronta, buon appetito. Allora, ho mangiato la pizza, mi si è gonfiata tantissimo la pancia. Comunque, io direi che per un po' basta pizza, anche perché poi fa caldo, bisogna spegnere il condizionatore e accendere il forno. Sarà meglio in insalata. Comunque, in tutto ciò sono le 10 e il video sta ancora facendo l'ottimizzazione. Io veramente non so che cavolo gli è successo ultimamente a sto programma. E se continua così non riuscirò nemmeno stasera a montare il video. Domattina lavoro, quindi poi mi toccherà farlo domani pomeriggio. Oltretutto mi ero messa a guardare un video super rilassante di una ragazza che fa campeggio nel mezzo di una tempesta di neve, quindi era super rilassante. Mi sto per addormentare. Tra poco vado a dormire, quindi noi ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Sarebbe il mio letto, comunque, vorrei dire. Buongiorno, è lunedì mattina, sono le 7:20, sono sveglia da 10 minuti, giusto il tempo di venire in bagno. Andiamo a farci un caffè. Eccomi arrivata al lavoro. Abbiamo valutato la situazione e abbiamo deciso che farò solo queste cose stamattina perché pensavo fosse più pulita. Comunque niente, inizio subito e ci vediamo dopo. Ho fatto i vetri, ho chiuso le finestre, ho acceso l'aria condizionata. Sto già sudando. Ok, ho finito. Spengiamo il condizionatore. Dove l'ho messo il telecomando? Ho perso il telecomando. E niente, tutta questa roba da portare giù e andiamo a casa. A casa faccio subito la doccia. Marco ha dato una pulita lui alla casa e vabbè, penso che abbia passato l'aspirapolvere solo in salotto e lavato solo in salotto perché sono entrata in camera e ci sono i ciuffi di pelo che rotolano. Però non posso dire niente se non si offende, quindi vabbè, apprezziamo comunque lo sforzo. Faccio la doccia, poi pranzo, faccio un pochino di frutta. Adesso è l'una, Marco è andato a dormire e io laverò il pavimento. No, vi giuro, non lo posso vedere in queste condizioni. Oltretutto ho fatto tutte le impronte e poi ho anche scoperto che non ha nemmeno cambiato l'acqua del mosso. No, non ce la posso farmi. Ha detto era pulita, ma cosa era pulita? Era pulita. Quindi ora che non mi vede cambio l'acqua e do una lavata. E poi mi metto a montare il video per domani. Allora, sono le 2. Ho finito il montaggio e ora devo riguardarlo, esportarlo e caricarlo. Però prima mangio qualcosa perché la frutta l'ho già digerita e mi sta brontolando la pancia. Penso mangerò una ricottina. Poi finisco con il video e mi do una truccatina. Che probabilmente stasera andiamo a fare l'aperitivo. Vediamo se Francesco vuole venire. E poi nel pomeriggio dobbiamo andare
l'assicurazione dello scooter, così poi è più facile muoversi, perché d'estate qui è veramente allucinante. I parcheggi te li puoi sognare proprio. Io infatti dicevo a Marco, troviamo una bicicletta anche per te, così andiamo un po' in giro in bicicletta. A me piace tantissimo andare in bicicletta. Lo scooter sì, se devi andare un pochino più lontano, altrimenti preferisco la bicicletta, anche perché lo scooter col casco ho la sensazione di sporcare i capelli, poi mi si appiattiscono, quindi sì, più che altro per i capelli mi scoccia lo scooter. Si dovrebbe trovare un modo per lavare l'interno del casco, perché a me fa un po' schifo mettere il casco in testa senza mai poterlo lavare. Comunque, intanto mangiamo la ricottina. Ah, poi mi ero dimenticata di dirvi che domenica siamo andati al Brico e quei cosi, quegli adattatori che cercavo per i tubi di scarico del condizionatore non c'erano. E perché stavo montando il video e mi sono resa conto che poi non vi ho detto com'è andata al Brico, è andata male al Brico, non c'erano. Quindi vabbè, mi toccherà prenderli su Amazon. E la signora del terzo piano mi ha pagata stamattina. Mentre ero a fare l'altra casa è venuta su insieme alla portinaia e mi ha portato i soldi e mi ha dato 50 euro di mancia. Fossero tutti così. Ora, trucco fatto, e questa volta ho provato a usare il rossetto più scuro. Questo qua si chiama Bliss. E sopra ci ho messo il rossetto, l'ombretto liquido dorato. Però non lo so, forse è un po' too much come effetto. Che ne dite? Siamo stati a fare l'aperitivo, è venuto anche Francesco, sono molto contenta. Il rossetto se n'era mezzo andato, quindi praticamente non ho più il glitter, perché poi l'ho ripassato un pochino, perché mi era rimasto solo il contorno. O lo toglievo tutto o lo ripassavo, e l'ho ripassato. Dunque, adesso sono le 8:20. Io mangerò un'insalatina, una cosina molto leggera. Francesco non lo so, anche perché lui si è mangiato anche i nostri supplì, quelle polpettine nere che sono di riso e che a lui piacciono tantissimo, quindi io e Marco gli diamo la nostra polpettina. Comunque intanto andrò a struccarmi, metto il pigiama, termino rinfrescata, e per oggi io vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo nel video di domani.